Consiglio, i recenti attacchi su Scala Galattica rientrano in un piano di invasione. Ma è giusto? L'ho vista attraccata e prima era sulla Terra. Il comandante Shepard è fuggita? È così, vero? Altrimenti perché sarebbe qui, se non per vedere il Consiglio? Non posso assolutamente parlarne. Non serve. Comandante Shepard? Che succede qui? Comandante, cercavo proprio te. Diana Allers, rete informativa dell'Alleanza. Forse possiamo aiutarci a vicenda. Immagino tu voglia intervistarmi. No, non solo. Sono l'inviata del programma Spazio di Guerra. Andiamo in onda su quasi tutti i pianeti del Consiglio. I miei produttori mi vogliono a bordo di una nave umana e io non posso che scegliere la Normandy. Perché dovrei accettare? Ogni guerra può essere vinta o persa in sala montaggio. E questa deve essere vinta. Io avrò un'autorizzazione dell'Alleanza e massimo spazio di manovra. E tu avrai l'ultima parola su tutti i miei pezzi. Puoi accettare queste condizioni oppure devo rivolgermi altrove? Dì ai tuoi produttori che per ora va bene. Poi vedremo. Presentati alla nave prima possibile. Domande? Cosa posso portarmi dietro? Solo una valigia. Sì, signora comandante. Salve, comandante Shepard. Benvenuta sulla Cittadella. Questo è l'hangar d'attracco D-24. In seguito ai recenti avvenimenti, il personale dell'SSC potrà richiederle documenti personali e porto d'armi in qualsiasi momento nell'ambito dei controlli di routine. Ci sono altre zone importanti che dovrei conoscere. L'hangar d'attracco E-24 è stato convertito in alloggi temporanei per rispondere al recente afflusso di civili sulla cittadella. Per contattare il rappresentante ufficiale della sua specie presso la cittadella, si rivolga alle ambasciate. Per qualsiasi necessità medica, il Presidium offre assistenza di massimo livello presso l'Huerta Memorial Hospital. La creazione del mercato del Presidium è coeva all'insediamento del Consiglio qui sulla cittadella. Perché tutte queste misure di sicurezza? Sono stati aggiunti nuovi campi di monitoraggio per accelerare le procedure presso le stazioni di sicurezza in ogni area d'attracco. Le tecnologie di scansione dell'SSC utilizzano sofisticati sistemi di identificazione biometrica sviluppati dalla Sirta Foundation. Le ricordo che qualsiasi violazione delle misure di sicurezza della cittadella verrà punita con l'arresto immediato. Cos'altro c'è in zona? Ora si trova nell'hangar d'attracco D-24. In base al suo file biometrico, è autorizzata ad accedere a informazioni più dettagliate sull'area. Questo è l'attracco attualmente assegnato alla Normandy, nave dell'Alleanza dei Sistemi. Se osserva fuori dalla finestra, può ammirare uno dei magnifici panorami che hanno reso celebre la cittadella. E quella stanza laggiù? La zona d'attesa è riservata a chiunque desideri interpellare i nuovi arrivati. Si trova accanto al varco della sicurezza. Va bene, grazie. Sarò lieta di offrirle nuovamente la mia assistenza. Inizialmente saremo a distanza dei pressi di Palmet. Ci hanno chiesto di limitare le comunicazioni. Allora ti lascerò dei videomessaggi. Potrai farlo anche tu. Beh, dicono che i canali sono talmente congestionati che dovremo evitare l'invio di messaggi privati. La priorità deve andare alle trasmissioni operative. Queste consumano molta banda. Allora come faremo a tenerci in contatto?
Salve, comandante Shepard. Selezioni. Attenda, prego. Arrivo all'Huerta Memorial Hospital. L'infermiera dice che lei rifiuta di lavarsi e che vuole parlare solo con un'altra Asari. Se posso avere una pistola? No, purtroppo. Allora posso essere trasferita in un altro ospedale? Possibilmente non sicuro. Così potrò avere una pistola. O no? E niente umani. Trasferitemi dove volete, ma non voglio vedere umani. Gli umani sono nostri alleati. Non si fida di loro. Non è questo. Io... Come sono i miei occhi? Di che colore sono adesso? Forse potrebbe raccontarmi cosa è successo. Shepard, eccoti. Dottoressa Chakwos, cosa ci fa qui? Lavoro in un laboratorio dell'Alleanza negli agglomerati Shalta, in stretto contatto con l'ammiraglio Hackett. Ho sentito che siete fuggiti dalla Terra con la Normandy e che qualcuno è rimasto ferito. Sono venuta appena possibile. Abbiamo combattuto contro una sintetica di Cerberus su Marte. Ashley è quella che ci ha rimesso di più. Come sta? Direi bene, nonostante tutto. La tenacia del tenente Williams mi ha colpita molto, così come la competenza della dottoressa Michelle. Avrei tanto voluto essere al tuo fianco su Marte. Sono trascorsi 6 mesi, dottoressa. Come te la sei passata? Bene, sono stata fortunata. Dopo aver messo i sigilli alla Normandy, l'Alleanza non sapeva cosa farsene di me. Non ero un membro ufficiale di Cerberus e mi avevano già congedata dalle mie precedenti mansioni. Quindi tecnicamente non avevi fatto nulla di male unendoti a me contro i collettori. Esatto, ma se ti avessero accusata di crimini di guerra ci sarei andata di mezzo anch'io. Dovresti stare nell'infermeria della Normandy, non in laboratorio. Assolutamente, sono pronta a seguirti in qualsiasi momento. La Normandy non sarebbe la stessa senza di te, dottoressa. Fai le valigie. Hangar d'attracco D24. Sì, comandante. E grazie. Aspetta a ringraziarmi. Sappi che Joker è ancora a bordo. E scommetto che continua a dimenticarsi di prendere le medicine. Salve, comandante Shepard. Benvenuta all'Huerta Memorial Hospital. La dottoressa Michelle è la specialista in medicina umana di turno. Inoltre, le ricordo che sono disponibili specialisti per qualsiasi specie nota sulla cittadella. È pregata di osservare i protocolli di decontaminazione durante la sua permanenza nell'area. Ci sono altre zone importanti che dovrei conoscere. La Normandy è attualmente attraccata al D24, che è inserito nella sua impronta biometrica. L'hangar d'attracco E24 è stato convertito in alloggi temporanei per rispondere al recente afflusso di civili sulla cittadella. Per contattare il rappresentante ufficiale della sua specie presso la cittadella, si rivolga alle ambasciate. La creazione del mercato del Presidium è coeva all'insediamento del Consiglio qui sulla cittadella. Qui possono curare i membri di qualsiasi specie? L'Huerta Memorial soddisfa in pieno tutti gli standard richiesti alle strutture mediche multispecie. Il personale ospedaliero è perfino in grado di replicare l'habitat delle specie più esotiche e rare della galassia. Gli ambienti acquatici, per esempio, vengono forniti in tempi rapidi. E lo staff medico? Come fa a gestire così tante specie? Il personale viene sottoposto a valutazioni psicologiche regolari e obbligatorie, così come a corsi d'aggiornamento periodici. L'amministrazione è al corrente di quanto possa essere complesso gestire una clientela tanto eterogenea. È essenziale che il personale riceva un supporto adeguato per garantire gli attuali livelli qualitativi. Cos'altro c'è in zona?
L'Huerta Memorial Hospital vanta specialisti di tutte le specie maggiori, molti nell'ambito della xenomedicina. L'istituto collabora con prestigiose università mediche in tutta la galassia, offrendo internati a medici strutturati e infermieri. Grazie a strumentazioni all'avanguardia e al supporto delle maggiori industrie farmaceutiche, l'ospedale assicura l'eccellenza ai propri pazienti. Perché l'ospedale ha questo nome? L'ospedale è dedicato al presidente Christopher Huerta degli Stati Uniti nordamericani. Il donatore che ha richiesto il tributo ha espresso il desiderio di restare anonimo. Grazie. Sarò lieta di offrirle nuovamente la mia assistenza. La Sirta le dà il benvenuto. La Sirta è un'organizzazione no profit dedicata alle necessità mediche di tutte le specie senzienti. Grazie per aver scelto la Sirta. Come possiamo aiutarla? La ringraziamo per la preferenza. Servirà a finanziare la ricerca in campo medico. Era un intervento rischioso. Ben fatto, dottor Frelick. Lo splint neurale è ancora l'opzione migliore. Solo se avremo un accordo di testa. Ci vediamo. Salve, dottoressa. Non mi aspettavo di rivederla così presto. Beh, dobbiamo prescriverle un'altra dose di antibiotici. Per quando sarò dimesso? Ho brutte notizie. La sua squadra ha applicato il Medigel correttamente, ma l'infezione si era già propagata quando l'hanno soccorsa. Mi dispiace. Temo che dovremmo amputarle la gamba sotto il ginocchio. Cosa? Ma non capisco. Non mi fa neanche male. Solo perché è imbottito di anestetici, tenente. Te la sei vista brutta, Williams. Ero in pensiero per te. Volevo solo vedere come stavi. Passare a salutarti. Nonostante tutto, mi fa piacere rivederti, Ash. Davvero tanto. Cerca di riposare, ok? Tornerò quando starai un po' meglio. Così parleremo. Se serve qualcosa, dottoressa, mi faccia sapere. Ciao, Ash. Abbi cura di te. Ci vediamo presto. Eravamo su Tiptree, un piccolo insediamento umano. Dovevamo assistere l'evacuazione. Il nemico stava atterrando. Solo ricognitori, quegli affari Turian. E un po' di quelli grossi. Eravamo sparse in mezzo continente a scortare i coloni alle navette, a sterminare mutanti. Direi che stavate facendo un ottimo lavoro.
Posso avere una pistola? Mi sentirei molto meglio. Continui a raccontarmi di Tiptree. Salve, comandante Shepard. Attenda, prego. Arrivo alle ambasciate del Presidium.